presenza di Dio. Il tempo di lode non è un tempo, un riempitempo in attesa di ascoltare la parola, è parte della celebrazione, è celebrare Dio. Alleluia. Verrà il tempo in cui capiterà che loderemo e adoreremo soltanto. Per questo ti chiedo, tieni la tua mente, il tuo cuore concentrato sulla sua presenza questa mattina, perché lo Spirito di Dio ha molto da dirci, molto da rivelarci, perché ci sono cose che occhio ancora non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono ancora salite in cuore d'uomo, ma che sono cose che Dio ha riservato, ha preparato per coloro che lo amano, per coloro che lo temono. Quanti amano e temono il Signore questa mattina possono alzare le loro mani e dedicargli tutto il loro cuore, tutto il loro amore, tutto il loro timore e tremore alla presenza del Dio Altissimo, dal Creatore del cielo e della terra, colui che ha fatto l'universo. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina e continuare a celebrare il tuo nome, alleluia, perché è degno di essere lodato. E quando noi ti lodiamo, siamo automaticamente salvati e liberati dai nostri nemici, Signore. Amen. E questa mattina desideriamo che questo luogo sia saturo della tua atmosfera, della tua benedizione, di tutto ciò che hai precedentemente preparato per noi affinché lo possiamo compiere nel tuo nome. Spirito Santo, sei eccelso. Spirito Santo, tu governi e regni nella nostra vita, parli alla nostra vita. Spirito Santo, desideriamo ascoltarti ed essere condotti da te, riconoscerti in tutte le nostre vie. Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, fai un forte applauso allo Spirito Santo. Alleluia, alleluia, molto bene. Allora, vogliamo condividere la parola questa mattina e il tema è allinearsi con i tempi di Dio. Davvero vorrei mettere enfasi, prima di continuare, nel frattempo prepariamo Isaia 43, 18, 19, che il tempo che noi passiamo nella lode non è un'aspettativa nel tempo che arrivano i ritardatari che poi si ascoltano la parola. Non è un optional, è un tempo consacrato al Signore. Tutta la celebrazione potrebbe essere solo fatta di lode, solo fatta di canto, ok? Non perché canta che ti passa, ma perché canta che le catene delle tenebre si spezzano, come abbiamo cantato. Allora, allinearsi con i tempi di Dio. Qualcuno mi disse, ma non hai già parlato sull'allineamento con Dio? Sì, ma oggi parliamo sull'allinearsi con i suoi tempi. Dice, non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Dio dice, io farò una cosa nuova. Non la riconoscerete voi? La riconoscerete? Cosa significa riconoscerlo? Ah sì, in effetti ho fatto una cosa nuova. Sì, 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 è vero. No, riconoscere significa allinearsi. Perché se tu riconosci che sta arrivando qualche cosa, ti prepari e ti allinei con questa cosa. Se senti odore nell'aria di un clima che si sta preparando per la pioggia, tu ti preparerai per correre ai ripari, per avere un ombrello e così via. Quando dice riconoscerete, sto facendo una cosa nuova. Sarai pronto, sarai pronta ad allinearti con essa. Non considerate più le cose passate. Non ricordate più le cose antiche, perché faccio qualche cosa di nuovo. Faccio qualche cosa di nuovo. Ora, presta attenzione, perché molte volte, quando si ascolta sempre lo stesso predicatore, ci si abitua troppo alla sua voce e non si presta attenzione. Presta attenzione a quello che Dio vuole dirti, come se fossi una persona nuova e avessi una voce nuova. Quindi
Non sono le cose scontate che dice Simone? Cerca di captare se ci sono cose che dice lo Spirito Santo. Io faccio una cosa nuova. La riconoscerai? E questo è un monito profetico che poi vedremo che si è ripetuto anche nel Vangelo. Giovanni 7, da 6 a 8, versetti di anteprima. Dice, per favore attenzione a quelle poche scritture che trattiamo. Allora Gesù disse loro, il mio tempo non è ancora venuto. Lo invitavano a palesarsi, lo invitavano ad andare a una festa, lo invitavano a mettersi in mostra. Dice, il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora perché il mio tempo non è ancora compiuto. Mi fa riflettere questa frase. Dice, il mio tempo non è ancora venuto, non è ancora pronto, non è ancora maturo. Il vostro invece è sempre pronto. Chi non si allinea con Dio è sempre pronto a fare il prossimo sbaglio, la prossima routine, il prossimo errore. Ma poiché, dice Gesù, io sono allineato con il Padre, so che questa azione non è da compiere ora. Gesù era in grado di riconoscere il tempo. Le persone che vivono di routine, di cicli, di tradizioni e non hanno una comunione con lo Spirito, ogni scelta che fanno va bene sempre. Perché non consultano mai il Signore. Ma Dio dice, io sto per fare una cosa nuova, la riconoscerete voi? Gesù qua fu tentato di sponsorizzare il suo ministero. Il dono ce l'hai, la chiamata ce l'hai, palesati, mettiti in mostra, dissero i suoi discepoli. Che poi la scrittura ci rivela in questo capitolo che dicevano così perché in fondo al loro cuore non credevano in lui. Chissà se spesso ci spronano a metterci in mostra proprio perché non credono che noi possiamo fare le cose. E molte volte ministri, uomini, cercano di fare cose prima del tempo perché non sono sincronizzati con Dio. Quindi hanno bisogno dell'autopromozione. Scribi e farisei non erano allineati con Dio e avevano bisogno di autopromuoversi, autoraccomandarsi nel continuo. Non ho bisogno di farmi pubblicità, non ho bisogno di farlo in questo modo. Quando verrà il tempo, io cambierò la storia per sempre. Quando il tempo sarà maturo, sarà palesata l'opera di Dio in me. Ma quando il tempo sarà maturo, neanche l'arrivo di Gesù Cristo su questa terra, Galati 4:4, è arrivato a caso. Guardate qua, Galati 4:4. Ma quando è venuto il compimento del tempo, la pienezza del tempo, la saturazione del tempo, l'eternità è entrata nel tempo cronologico e Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge per riscattare coloro che sono sotto la legge. L'arrivo di Gesù non è arrivato al caso. Non è, ma sì, oh, è ora. No, 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 no. L'arrivo di Gesù è arrivato per un tempo specifico, miei cari. E sapeva quando il tempo era saturo per ricevere, per agire, per incarnarsi. Ma quando è venuto il compimento del tempo, la pienezza del tempo, molte volte facciamo l'errore di fare errori. Di cercare di anticipare le cose, di forzare le cose per quale motivo? Perché non siamo allineati con i tempi di Dio. Quando Abramo non fu allineato con i tempi di Dio, fece l'errore di andare con Agar. Perché? Perché siamo impazienti. Siamo impazienti, spesso e volentieri, siamo impazienti di sottometterci a Dio. Sapete? Con i figli piccoli mi rendo conto che è una caratteristica dei bambini l'impazienza. E se anche noi adulti biologici
viviamo l'impazienza, stiamo manifestando un'immaturità spirituale. Perché è mediante fede e pazienza che si ereditano le promesse, perché entrano nel tempo di Dio. Perché vogliamo accelerare? Perché vogliamo che Dio si pieghi alla nostra volontà. C'è questa ribellione dentro di noi che Dio si pieghi alla nostra volontà. Molta della filosofia New Age cosa fa? Cosa predica? Cosa annuncia? Il potere del desiderio. Il potere dell'universo. Quindi più desideri una cosa, la credo, la proclamo, la vivo, faccio dei gesti e l'universo dice: ah, aspetta, si è mosso Simone, ora ci muoviamo tutti ai suoi piedi. Perché? Perché è un sottomettere l'universo al mio desiderio. E questo evoca un grande egoismo umano. Perché voglio e lo voglio ora. Anche alcune predicazioni che esasperano la fede, proclamalo, proclamalo, entro un mese, entro questo tempo, otterrò questo. Non sempre è fede, a volte è esasperazione della fede e poca ricerca di cosa Dio sta dicendo. Neanche Gesù è approdato su questa terra senza che il tempo di Dio fosse saturo. Perché Dio sa come far coincidere ogni cosa. Dio sa come far coincidere ogni cosa. Non ci sono le coincidenze, ci sono le Dio incidenze. Ecclesiaste 3:1. Mi raccomando, non perdete, perché mi sono accorto di una cosa molto forte, proprio oggi. Ecclesiaste 3:1 dice: per ogni cosa c'è la sua stagione, c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Tempi e stagioni. C'era una tribù di Israele dal nome di Issacar che aveva la capacità di discernere, riconoscere prima tempi e stagioni. Tempi e stagioni. E nella nuova riveduta, non lo fate, ho fatto la casa, compitino a casa. Nella nuova riveduta, Ecclesiaste 3, da 1 a 8, l'ho contati stamattina, la parola tempo è ripetuta 28 volte. Molti profeti sono concordi nel riconoscere che il 28 rappresenta il nuovo tempo, l'aspettativa di un nuovo tempo, di un nuovo ciclo, di una nuova cosa che Dio sta facendo. E io ero così sbullonato che quando ho fatto la copertina ero convinto che oggi sarebbe stato il 1 marzo. Stamattina ho controllato e ho detto, senza farlo apposta, è 28. Oggi è 28. Profeticamente è un nuovo tempo da oggi per noi. Profeticamente è un nuovo tempo, lo riconosceremo noi? Profeti sono concordi nel riconoscere che il numero 28 è il numero del nuovo tempo di Dio, perché è fatto col 20 e il 20 rappresenta il numero di sogni e visioni e l'8 che rappresenta la dedicazione a Dio, rappresenta l'infinito, l'eternità di Dio. Quindi è profetico che Dio sta parlando di qualcosa di nuovo che ci aspetta. Ma non l'aspettativa, no, le cose saranno belle, no, qualche cosa di specifico che Dio ha preparato per noi. Lo riconosceremo noi? Riconosceremo il tempo di Dio e come ci prepariamo? Come entriamo nel nuovo tempo? Perché non tutto quello che arriva da fare è di Dio. L'inganno sta proprio in quello, occuparti a fare cose che Dio non ti ha chiamato a fare. A volte siamo così bravi che facciamo cose che Dio non ci ha chiamato a fare. Marta era così brava e zelante che faceva cose che Gesù non gli aveva chiesto.
Ti stai preoccupando di come amministri il tuo tempo? Ti stai preoccupando di cosa Dio ti ha chiamato a fare in questo tempo? Io faccio una cosa nuova, dice il Signore, la riconoscerete voi? Sapreste ognuno di voi dirmi che cosa Dio ci sta o ti sta chiamando a fare in questo tempo? Sono domande che ti poni davanti al Signore? O per te ogni tempo è quello buono? O tu fai parte di quei pseudo discepoli, pseudo parenti di Gesù, che per loro ogni tempo, ogni momento era buono? È Dio coinvolto in ogni area della tua vita, delle tue scelte, del tuo tempo? Ogni tempo va bene. Devo cambiare macchina, ma è questo il tempo? Devo pure cercare il Signore per cambiare macchina. O Dio in ogni area della tua vita o non lo è in nessuna. Perché Dio sa qual è il momento propizio. Quando tu fai le cose nei suoi tempi, tu vedi come le cose scorrono. Il nostro zelo a volte, la Bibbia dice Proverbi, che Proverbi è stato scritto dal medesimo che ha scritto Ecclesiaste. Ecclesiaste significa... Deriva anche dal termine ecclesia, chiamata adunanza. Il libro di Ecclesiaste sta dicendo: vi sto chiamando all'attenzione per quello che vi dico. E per ogni cosa c'è un tempo. Riconosco questo tempo? Riconosco il tempo di Dio? O per ogni cosa che mi viene in mente va bene farla oggi? Non vi sto invitando ad essere paranoici o ansiosi, ma di cercare maggiormente il Signore, anche in quelle aree che non ci avreste mai pensato. Stamattina mi sono accorto che era 28 e il messaggio l'avevo già preparato. E la prova è che quando ho fatto preparare il banner, la copertina, c'è scritto 1° marzo. Anch'io devo allinearmi con i tempi. Ma ascoltatemi, se c'è qualche cosa di nuovo, io devo essere pronto a riceverlo. Gesù, se lo avete mai letto nei Vangeli, pianse su Gerusalemme. Per quale motivo? Perché non riconosci il tempo nella quale sei stata visitata. Non stai riconoscendo il tempo nella quale sei stata visitata e ti perderai quello che io volevo darti. Quante benedizioni abbiamo perso perché non abbiamo riconosciuto il tempo? Quante benedizioni ho perso perché non ho riconosciuto il tempo? Mi sono occupato di fare una cosa quando ero chiamato a farne un'altra. Mi sono distratto, ho pensato ai fatti miei. Ho pensato a quello che potesse piacermi, a quello che potesse gratificarmi, ma non mi sono preoccupato di riconoscere il tempo di Dio. Ma c'è un tempo per ogni cosa, c'è la sua stagione, per un tempo per ogni situazione, sotto il cielo, davanti al cielo, stabilito dal cielo. Dio è il creatore del tempo. Ma quando fa confluire determinate cose, in quel tempo lui apre uno spazio nel Cronos ed entra con la sua eternità. Ti dà il tocco della sua eternità. E questo è un messaggio, ma se diventa, casomai diventasse uno studio, ci sarebbero centinaia di versetti da leggere. E molte volte ci disallineiamo con i tempi, miei cari. Vi faccio alcuni esempi. Il re Saul era uno che era costantemente disallineato con i tempi. Fra le prime volte cosa ha fatto? Preparami per favore 1 Samuele 28:6. Una delle prime volte cosa ha fatto? Prima di partire per la guerra, e la guerra ha a che fare con il tempo. Ascoltatemi, la guerra ha a che fare con il tempo. Emanuele ha parlato, ha pregato oggi della guerra, ma la guerra è connessa al tempo specifico. Doveva andare in guerra, ma il profeta Samuele tardava. Allora lui ha voluto
fare di testa sua e sacrificare lui al posto di Samuele. Ma il re non poteva fare questo. E lui ha perso il regno. Alla fine della sua vita, quindi ha vinto quella guerra pensando di essere sotto la benedizione di Dio, ma alla fine della sua vita un'altra guerra lui l'ha fatta fuori dal tempo di Dio. Guardate qua. Così Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose né attraverso sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Perché? Perché si era completamente disallineato da Dio. Cosa serve cercare il Signore se poi fai di testa tua? Cosa serve dire voglio la risposta di Dio? Sto pregando per una risposta, ma perché se ti piace poi la segui o all'assoluta influenza nella tua vita il Signore? Lui si era completamente disallineato e Dio aveva rifiutato il suo regno. Allora Saul disse ai suoi servi, cercatemi una donna che sia una medium, perché possa andare da lei per consultarla. I suoi servi gli dissero, ecco a En Edor c'è una donna che è una medium. Ve la faccio breve, lui la consulta e ovviamente si finge di non essere il re Saul, si traveste, perché ufficialmente il re di Israele odiavano gli stregoni, non è che ci andavano proprio d'accordo, in accordo alla legge del Signore. E lui si traveste e dice, ho bisogno che fai apparire una persona per me dalla morte. E voleva parlare con Samuele, perché anche se non faceva di testa sua, Samuele per Saul era un eroe, l'idolo. E pur di parlare con quest'idolo, della serie Dio ti ha rifiutato e tu cerchi i suoi profeti. Che può fare il profeta se Dio... Ora, Dio non rifiuta nessuno, però è per comprendere. Se Dio ti dà una direzione, perché cerchi il profeta che te ne dia un altro? E gli appare una delle sembianze di Samuele, gli dice, il Signore ti ha rigettato e domani a quest'ora sarai qui con me. Lui va in guerra, prima Samuele 31, da 3 a 5. La battaglia si fece aspra contro Saul. Subito dopo. Aveva cercato la medium prima della guerra. Gli arcieri lo raggiunsero ed egli fu gravemente ferito dagli arcieri. Trafitto. Saul disse al suo scudiero, sfodera la tua spada e trafiggimi con essa. Non vengano questi incirconcisi a trafiggermi e a farsi beffe di me. Ma il suo scudiero non volle perché era tutto spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì con lui. Ecco la fine di Saul. Lui voleva qualcuno che lo benedisse per quello che voleva fare. Miei cari, non funzionerà mai con Dio. Lo ripeto, non funzionerà mai. Lui benedice ciò che ha già benedetto, non ciò che tu vuoi. Noi non dovremmo chiedere a Dio di benedire le nostre scelte, ma comprendere quelle che sono le sue scelte che sono già benedette. Dio non va a benedire le nostre iniziative, perché non si aspetta qualche cosa di più da ciò che ci chiede. Da ciò che ci chiede, da ciò che ci sta chiedendo. E la fine di Saul è tramite una guerra. Dio non ha benedetto questa guerra. Dio non ha benedetto il suo esercito, non ha benedetto il suo regno. Questa è stata la fine, la chiusura ciclica del tempo di Saul, completamente disallineato da Dio, mica. Partito chiamato da Dio, unto da Dio, e ha finito la sua vita completamente disallineato da Dio. C'è un altro re che ha sbagliato i tempi di Dio, ma che ha avuto il modo di recuperare, ed è il re Davide. Seconda Samuele 11, da 1 a 2.
Sottolineate la frase che adesso vi leggerò. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, vanno alla guerra, era un tempo di guerra, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon, ad assediare Rabbà, ma Davide rimase a Gerusalemme. Quello è l'inizio della fine. Quando Dio ti chiama a fare qualcosa, ma ti distrai con altro. Sono aree aperte al nemico. Quando io mi trovo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, farò cose sbagliate. Bravi, profetici, non so come avete fatto. E come mai ci caschiamo spesso? Un altro che fece questo tipo di errori era Elia. Dio disse ad Elia: che ci fai qui, Elia? Che ci fai qui? Non ti ho chiamato a stare qui. Dio è un gran correttore del tempo e cerca sempre di raddrizzarci. Lui è sempre che dice: ricalcolo percorso. Ma alla lunga anche il tonton ti dice: senti, a sto punto va dove ti pare, è inutile che continui a dirtelo. Nel tempo in cui i re vanno alla guerra, Davide è rimasto a Gerusalemme. E quando tu ti trovi fuori dal tempo e dallo spazio, cioè dal luogo, farai cose sbagliate. Se Dio ti ha chiamato ad andare ad assistere una sorella e tu te ne vai a una festa, potresti trovare un Agar in quella festa. Lui ha trovato di più che Agar, Bathsheba. Una sera Davide si alzò dal suo letto, c'era molto caldo e i bollori sono ancora saliti di più, e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Lui non doveva stare lì a contemplare Miss Maglietta Bagnata. Lui doveva stare a combattere. Molti cadono nella pornografia perché non si ritrovano a fare nei momenti specifici ciò che Dio gli aveva posizionato. Occupati un po' di servire il regno. E quando tu sei occupato e la mente è coinvolta nel seguire Gesù, non avrai molto tempo a disposizione per contemplare le donnine su Instagram. Non avrai molto tempo perché sarai coinvolto lì. Il tempo e il luogo che Dio stabilisce per te è un tempo di protezione. Dio ti vuole in un posto perché in quel posto ti può proteggere. Perché ti protegge e ti avvolge con la sua perfetta, buona, accettevole volontà. E quando tu esci da quel luogo, che ti ritroverai a fare cose sbagliate nel momento sbagliato. Le cose vanno male, scappi. Le cose peggiorano e scappi. Le circostanze non devono parlare alla nostra vita. Dio deve parlare alla nostra vita. Le cose peggioravano dopo che Elia ha profetizzato e lui scappa. Va in una caverna. Dio gli dice: che ci fai qui? Non ti ho mandato io qui. C'è un altro mandato per la tua vita. Non so se state comprendendolo. Che Dio assegna luoghi, territori, spazi, epoche. Assegnate, dice Atti degli Apostoli. Dio assegna la Chiesa a cui apparteniamo, non per controllarci, ma perché ci posiziona lì per essere di benedizione. Ma dovunque vado sono una benedizione, dice il religioso. Certo! Ma io parlo della benedizione che Dio ha stabilito. È normale che Dio, dovunque vai, capovolge il male in bene, ma c'è un'assegnazione specifica. E questo ha a che fare con la chiamata, cari. Ha a che fare con l'assegnazione, con la vocazione. Chissà quanti pastori compariranno davanti a Dio un giorno, il Padre gli dirà: bella è la tua chiesa, uno spettacolo, ma chi ti ha detto di fare il pastore? Dovevi fare l'uomo d'affari. Dovevi lavorare in quel settore perché avresti portato molte più anime a me.
perché è lì che ti avevo assegnato. Oh, ma una chiesa prorompente, prospera, ma che una meraviglia. E non disse Apocalisse a una chiesa particolare. Tu dici mi sono arricchito, mi sono pasciuto, ho l'oro, ho l'argento, ho il collirio, ho fatto tutto da me. Ma tu non sai che in realtà sei povero, miserabile, cieco, nudo. E io aggiungo sempre infame, perché ci sta la cosa finale. Eppure quella chiesa pensava di essere sotto la benedizione di Dio. Ma non è così. Noi dobbiamo entrare nei confini e nelle assegnazioni rilasciate da parte di Dio. Davide era assegnato. Dio è un grande riscattatore, Dio recupera, Dio perdona. Ma da questo essere posizionato in un modo sbagliato, si è pentito, ravveduto, umiliato, Dio l'ha ristabilito. Ma ha influenzato il resto della sua vita. Il figlio avuto con questa donna, da un rapporto illegittimo, è nato morto. Poi, per una maledizione che si è autoinflitta, altri quattro figli sono morti di morte violenta, ribellandosi a lui. La spada non lo avrebbe più lasciato. Perché? Perché si doveva trovare in un posto. E chissà per quale motivo ha scelto di rimanere in un altro. Credetemi, mentre ve lo dico col timore di Dio, perché lo dico anche alla mia persona. Lo dico anche alla mia persona. Esortiamoci gli uni gli altri a rimanere allineati nei tempi di Dio. Non perché è una cosa buona significa che è una cosa da parte di Dio. Non perché è una cosa che porta un apparente frutto. Apparentemente un frutto significa che sia una cosa divina. Io ho coniato un motto. Mentre siamo distratti da ciò che è buono, rischiamo di perdere ciò che è divino. Dio vede più lontano di noi. Pensate a quante scelte prendiamo ogni giorno inconsapevolmente. Dalla più stupida se alzarsi col piede sinistro o con quello destro. Ma una piccola azione su tutta la giornata, su una settimana, su un mese, ha grande influenza. E pur parlare, non diventate paranoici oggi, se solo mi fossi alzato col piede a quest'ora la mia vita. Da un fallimento sarebbe diventato un successo. No, non fate questi ragionamenti sciocchi, però è per farvi comprendere. Così è, non è la paranoia che io voglio trasmettere, ma il timore di Dio a cercarlo. Assicuriamoci ogni volta. Vedete, una buona, quando ci si parla di scelte da fare, una buona cosa sarebbe dire: ma il Signore è d'accordo con quello che stai facendo? Ci hai pregato? Le persone mature ti parlano così. E tu dici, cavolo, e non sai cosa rispondere. È successo anche a me, non voglio fare l'eroe spirituale. Abbiamo predicato domenica scorsa contro gli eroi. Però ci deve far riflettere. Ma sì, è in nome di Gesù, tutto quello che facciamo in nome di Gesù va bene. Anche lui si godeva la passeggiata nel riposo del Signore. Anche Davide si godeva la sua passeggiata nel nome del Signore. Signore, grazie per questo tempo di riposo. Ho combattuto tanto nella mia vita, ora mi fai riposare. No, dice il Signore, hai scelto tu di riposarti, io non ti avevo chiamato a fare quello. Aia, ma è da Dio riposarsi, quindi? Perché poi facciamo ragionamenti che sono stupidi e cretini. Cioè, siamo così ingannati che cerchiamo di ingannare Dio. Chi ti ha detto di permanere lontano da casa? Chi ti ha detto di rimanere? Noi viviamo nel riposo e nella protezione quando camminiamo nei confini e nell'assegnazione ricevuta da parte di Dio. Questa è fedeltà. Solo che noi a volte vogliamo risultati più grandi, ma la grandezza la stabiliscono gli occhi di Dio, non i nostri.
Noi dobbiamo assicurarci di fare quella che è la scelta giusta. E ve lo ripeterò all'infinito, molte volte le persone mi consultano per vedere se io do valore alle loro idee e iniziative, non per mettersi in discussione. E l'unica volta in cui poi ascoltano i miei consigli è quando sono pari ai loro, alle loro idee. Ma questo non è mettersi in discussione, questo è cercare accordi, alleanze. Ma con Dio, miei cari, non funziona così. Cosa Dio ha chiamato a fare la tua vita? Qual è la chiamata della tua vita? Cosa Dio ti ha chiamato a fare in questo tempo? Quanti sanno rispondere a questa domanda? E quanti non lo sanno, perché non sanno rispondere a questa domanda? Hai cercato Dio per cosa fare in questo tempo? Hai cercato Dio per comprendere dove ti vuole portare? Che non vuol dire circumnavigare l'Africa per forza come missionario, ma significa rimanere nell'assegnazione da parte di Dio. Non mi sono autoconvinto di qualcosa. Vedete, in quel momento il re Davide non aveva il suo orologio sincronizzato con il cielo, perché era il tempo in cui i re andavano a combattere e lui ha delegato. È biblico delegare. Gesù delegava i suoi discepoli. Vedete i ragionamenti stupidi? È biblico delegare, ma nel tempo giusto. Tutto è lecito, dice Paolo, ma non tutto edifica. Tutto mi è lecito, ma non mi farò dominare da cosa alcuna, perché siamo schiavi di Cristo. Schiavi non mi piace tantissimo, però è la parola che usa la Bibbia. Apparteniamo a Lui, non a noi stessi. Mentre ti sto parlando, ti sto annunciando la parola, ti scorrono immagini, scelte nella tua vita che dici, ma tacci miei, cosa ho fatto, cosa ho detto, dove mi sono posizionato. Perché è questo che deve produrre la parola. Però io credo questo da parte di Dio. Che questa parola è un richiamo ad allinearsi con i tempi. Ad allinearsi con i tempi di Dio. Quando Cronos e Kairos si uniscono. E questo, per fare questo occorre fiducia, occorre pazienza. Ebrei 6:12. Alleluia, Spirito Santo. Affinché non diventiate pigri. Perché quando uno è pigro, non va alla guerra. E poi apre il suo notebook. E comincia a fare navigate strane. Affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Se la teoria della legge dell'attrazione fosse vera, fosse completamente vera, ci ritroveremmo tutti in un mare di guai. Perché l'egoismo, che già domina questo mondo, prenderebbe il sopravvento. Perché seguirebbe il proprio desiderio. E il desiderio ha un forte potere di realizzazione. Ecco perché Dio vuole che i nostri desideri, pensieri, siano sostituiti dai suoi. Questo è il morire a noi stessi. Non andare avanti per il mio desiderio, perché ha un grosso potere motivante e dominante il desiderio. Ma quando il desiderio è in Dio, fa fluire i suoi desideri in noi. E sono desideri di pace e non di male per un nostro avvenire e la nostra speranza. Perché il desiderio pilota il nostro cuore.
Dov'è il tuo desiderio, lì sarà il tuo cuore. E il desiderio è una forza potente nella tua anima. Per questo deve essere condotto, ispirato dal desiderio di Dio nella tua vita. Il desiderio crea un'atmosfera intorno a noi. Se i nostri occhi spirituali si aprissero in questo istante, voi non vedreste più tanto le persone, i fratelli che vi circondano, ma l'emanazione del loro desiderio, di ciò che loro perseguitano, perseguono nella loro vita. Perché il desiderio avvolge e circonda la nostra vita. Ecco perché Dio vuole canalizzarlo, rinnovarlo nella sua parola. Il rinnovamento della mente significa anche rinnovare il concetto del desiderio. Per questo il salmista, quando si rifugiava nel Signore, diceva: il mio desiderio è per te. Aggiungi il tuo timore al mio cuore. Aggiungi al mio cuore il timore del tuo nome, in modo che ogni desiderio possa passare da te. E non come Saul, che il desiderio scavalcava la volontà di Dio. Se state ricevendo questa parola, una parte di voi dovrebbe sentirsi molto male. Dovreste sentirvi molto male. Quando realizzo certe cose io mi sento molto male. Ma è un santo dolore. Concludo. Paolo disse, non mi ricordo dove, disse: è stato un bene la vostra afflizione, perché ha prodotto ravvedimento che produce salvezza. Ha prodotto un ravvedimento che produce salvezza, il vostro soffrire. La sgridata produce un ravvedimento che ha salvezza, che ha santificazione. Vogliamo pregare. Vogliamo cercare il volto di Dio.